Amici amanti degli anni 80 e appassionati dei mercatini dell'usato, ora quando intravedete dei sacchettini sapete già che qualcosa sono riuscito a portare a casa. In questo caso, come vedete, i sacchettini sono di piccole dimensioni, anche la spesa è davvero stata bassa. Ma iniziamo a guardare assieme cosa sono riuscito a portare a casa. Dunque, partiamo dal sacchetto più piccolino, dal suo contenuto. È quello che mi è costato di più, totale 5 euro. Ovviamente sono oggetti di piccole dimensioni, ma reputo lo stesso interessanti. Ecco, questa è una vetturetta che è null'altro che una delle sorpresine Kinder degli anni 80, quando ancora le sorpresine erano composte da più componenti e proponevano anche queste vetturette. Alcune a frizione molto interessanti e carine. Questa invece è una Hot Wheels degli anni 80, è un po' vissuta, ma reputo che sia abbastanza raruccia, un po' particolare. Si riconosce degli anni 80, oltre che dalla scritta, dalla pesantezza del metallo. La mettiamo qui. Altra vetturetta della serie riguardante le sorpresine Kinder, degli ovetti Kinder. Questa è una Micro Machine, anni 80, forse anni 90. Questa è una Majorette, e purtroppo è un po' vissuta, lo vedete dalla verniciatura, ma è ugualmente interessante. Anni 80, ripeto, stiamo parlando di oggetti che in totale mi sono costati 5 euro, quindi è anche normale che si tratta di oggetti di piccole dimensioni e di un valore non elevato, però sono interessanti, soprattutto le vetturine di questa serie delle sorpresine Kinder hanno un loro interesse per chi colleziona soprattutto appunto le sorpresine degli ovetti Kinder. Sì, ci sono molti doppioni perché ho ritirato l'intero lotto. Non so quante vetture erano, adesso guardiamo assieme. Questa è un'altra Majorette. Purtroppo, come vedete, la verniciatura è ancora vissuta. Però, ripeto, per quello che ho pagato, per ora va bene così. E questa è un'altra vetturetta. Questa è un'altra Hot Wheels degli anni 80, si apre anche il cofano e purtroppo anche qui la verniciatura ha subito il peso dei suoi anni, ma ripeto, oggetti pagati in totale 5 euro. Qui abbiamo un'altra vetturetta, sempre della serie Sorpresine Kinder. E ancora un oggetto e poi abbiamo finito questa prima parte, diciamo. Micro Machine è il furgone di Joker. Bene, passiamo al secondo sacchetto. Secondo sacchetto è il più voluminoso. Pensate, ho pagato la bellezza di 3 euro totali. Però vi posso assicurare che qualcosa di interessante c'è. Sempre oggetti di piccole dimensioni, ovviamente, stiamo parlando di 3 euro, quindi. Questa è una vettura che, devo essere sincero, non so se è originale 70 anni 80, perché purtroppo non ci sono marchi. L'ho comprata perché oltre al bassissimo prezzo, ma mi ha insospettito questa parte qui, che non penso sia una replica o una cinesata recente. Comunque, vabbè, magari mi sono sbagliato, ma per quello che ho pagato va bene lo stesso. Questo qua è un Babbo Natale che non so di cosa appartiene, ma è anni 80 perché
Polyplast 1981, Picorico, boh, non lo so, ma ripeto, l'ho guardato e mi puzzava di anni 80 lontano un miglio. Questa è un'altra Hot Wheels, è recente, siamo a inizio anni 2000, però è una Corvette Stingray, versione competizione, io non potevo lasciarla, è troppo cattiva come macchina, è una delle mie macchine preferite. Questo è uno pseudo Transformer. Io dico pseudo perché non trovo marchi. Però, come vedete, fa parte di quelle copie dei micro Transformers che gironzolavano in Italia nella seconda metà degli anni 80, inizio anni 90. Mettiamolo qui. Questo è un altro Transformers, ma ripeto, non penso sia originale, non ho trovato marchi. Beh, questo è un omino del Lego Duplo. Non che abbia un particolare valore, ma oggi sembra che tutto ciò che è Lego abbia un valore, quindi. Questo dovrebbe essere, se non mi sbaglio, un Moncicì o qualcosa del genere. L'ho tirato su perché è marchiato 1977. Le condizioni sono davvero carine. Non sono un appassionato, non sono afferrato, ma. Questa è un Hot Wheels davvero particolare. È del 1982. E guardate, dotata di armi, è una sorta di buggy armata. È particolare, sembra esserci tutte le armi, quindi ho deciso di darle una possibilità. Oh, questa è la vera chiccheria che veramente era da mesi che non mi recavo in un mercatino dell'usato e frugando nel ciarpame di pochi centesimi trovo un Transformer Generation 1. Sì, lo so, fa parte del Devastator, quindi cioè, non è di certo raro, però l'avrò pagato, sì e no, 10 centesimi. Io direi che sono contentissimo dell'acquisto. Vediamo un po' se c'è ancora qualcosa. Sì, un'altra Hot Wheels particolare. Cioè, nel senso che la serie NASCAR non è neanche recentissima, cioè nel senso la forma è comunque delle vetture recenti, ma stiamo parlando di ormai una quindicina d'anni fa, tenuta davvero bene, vabbè, insomma, per fare numero l'ho presa. Ecco, questo è un po' il resoconto di questi ultimi mercatini, ripeto, nulla di eclatante, ma stiamo parlando soprattutto in questo caso di una spesa di 3 euro, quindi la soddisfazione direi che c'è tutta. Io come al solito invito a iscrivervi, sperando che con queste belle giornate i mercatini ci regalino qualcosa di spudoratamente anni 80, a lasciare un mi piace e perché no, a scrivere un commento se vi sono piaciuti questi ritrovamenti o qual è il ritrovamento che vi è piaciuto in questi filmati. Grazie e arrivederci al prossimo filmato.